Esistono mete nella vita di un motociclista che devono essere necessariamente percorse. Non sono scritte da nessuna parte, ognuno se le crea da sé. Fu così quando ad esempio nel 2008 girai per la prima volta al Mugello, o quando qualche anno dopo coronai il sogno di girare anche a Misano, dove tra l'altro mi stesi. Ecco, l'elefante è un po' questo. Ed è per questo che oggi, 31 gennaio 2024, mi metto in sella e parto. Per quanto riguarda la compagnia, non potevo chiedere di meglio. Ma facciamo così, ve li presento uno a uno. Ciao, sono Edoardo. Anche io sono in viaggio per l'elefante. Mi avrete visto in qualche altro video di Marco. E anche a sto giro sono qui a dargli fastidio. Ragazzi, andiamo all'elefante traffico. Quest'anno finalmente tanto aspettato, ovviamente piove. Grazie Edoardo. Sono contento, bello. Qui con voi Luca, orgogliosa anima guzzista, in sella alla sua V85 TT. Si sente come batte il cuore bicilindrico? Ciao ragazzi, sono Federico, io ho un GS 1250 DV e anche io sono andato all'elefante con loro. Ovviamente il video l'abbiamo fatto dopo perché ci siamo dimenticati. Questa è stata veramente una grande, grande esperienza. Un abbraccio a tutti. Video post Elephant Treffen 2024. Ciao, io sono Andrea, KTM 890 Adventure. Ciao a tutti, sono Valerio, questa è la mia compagna di viaggi, Ducati Scrambler 800. Esperienza dura ma veramente bella. Ciao a tutti. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo in partenza per il nostro Elephant Treffen, primo Elephant Treffen della mia vita, penso anche dei ragazzi con cui sto viaggiando. Siamo a Civita Castellana, stanno facendo benzina, come avevo detto partiamo scaglionati, oggi partiamo, stamattina partiamo in tre, nell'arco della giornata ci raggiungono tutti gli altri, appuntamento a Verona. Noi adesso usciamo a Firenze, ci facciamo Passo della Futa, Passo Raticosa, tanto siamo in largo anticipo rispetto agli altri. Ne approfittiamo che c'è una bella giornata, anche se fa molto freddo, temperatura massima che ho beccato fino a qui è 3 gradi, ma per lo più abbiamo avvoggiato tra 0 e 1 grado, però siamo carichi, dai! Eccoci in autostrada, davanti a me abbiamo Jacopo con BMW F850 e Valerio con Ducati Scrambler, non so come si pronuncia. Ok ragazzi, siamo sul Passo della Futa, a seguire ci sarà quello della Raticosa. Tempo meraviglioso, temperatura di 13 gradi, quindi perfetto ragazzi. Siamo al Passo della Futa. Bello, bella strada, bellissima. Bella. Poi facciamo una bella cosa. Esattamente 903 metri. Adesso ci facciamo una bella mangiata qui e poi continuiamo per Raticosa. Adesso si prosegue da qui fino al B&B di Verona, sono circa 200 km. Comunque devo dire che questo passo non è niente male, mi è piaciuto anche più del Muraglione. Certo, chiaramente farlo adesso con le strade umide, con la moto carica non è il massimo, però fatto nel periodo giusto con la moto scarica c'è da divertirsi. Giunti al B&B, io mi sto provando a fare un tè per vedere se mi torna la voce. Eccolo qua, e aspettiamo che arrivano gli altri. Il B&B è molto carino, magari vi faccio fare un giro dopo. Ragazzi, buongiorno, come vedete sto ancora un po' senza voce e oggi ci facciamo tutto il Brennero. Purtroppo è prevista pioggia, quindi terrò la GoPro sulla moto senza l'auricolare, senza il microfono. Che ore sono, vedo? 7:10. Per le 8 contiamo di essere fuori. Thank you.
Ragazzi, pausa pranzo. C'è la cipolla. Siamo in Austria e prendiamo la cotoletta alla milanese. La cotoletta viennese. Viennese. Da che cambio? Vabbè, oggi due tutto. In realtà sono i milanesi che hanno copiato a Vienna. Bene, ragazzi, buon appetito. Buongiorno. Oggi la voce è un poco meglio. Siamo al B&B. Siamo al B&B. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Stiamo caricando le moto e tra un po' si parte per l'Elefante, che quest'anno è stato soprannominato il Fango Treffen. Ci stanno le moto, lì c'è Federico. Qui c'è la mia. E questo è il B&B dove abbiamo dormito stanotte. Eccoci qua ragazzi, la famosa buca, che per realtà sta un po' più sotto, però qua c'è l'ingresso. Ragazzi, buon Elefante del Treffen 2024. Secondo me possiamo montare la tenda in meno, eh? Ecco la buca ragazzi, la famosa buca. Qualcuno vuole evitare di montare la tenda? Un posto c'è, un posto. L'elefante. Eccoci in buca ragazzi, siamo esattamente dentro la buca. La tenda è esattamente quella di là. C'è un casino allucinante, infatti io i tappi per le orecchie importantissimi in questi eventi. Purtroppo, come avrete capito, non sto benissimo. Sono partito che già non stavo bene e adesso non sto meglio sicuramente. Infatti sono le 11:30, ma vado a letto perché domani ci aspetta una bella sgaloppata per far strada di rientro. Mi era passata per la mente l'idea di rimanere un'altra notte. Deciderò domani mattina, ma se sto così preferisco tornare perché non me la godo come vorrei. Quindi ragazzi, buonanotte e a domani mattina. Buongiorno ragazzi. Sono circa le 7. Stiamo smontando tutto, che tra un po' inizia a piovere. Carichiamo le moto. Iniziamo a fare strada. 500, non la se venite all'Elefante, state attenti, molto attenti ai sidecar. Guardate cosa mi hanno fatto. Non guarda a nessuno, se ci sei o non ci sei, gli frega un cazzo, loro devono passare. Uno mi ha pure preso un braccio. Fortuna avevo il giubbotto con le protezioni. Quindi niente, ragazzi, siamo qui lungo la strada, stiamo aspettando Jacopo e Valerio, stanno finendo di prepararsi. Poi cerchiamo un autolavaggio magari, vedo di darmi una sciacquata e si rientra. In Austria fatti circa 250 km, ce ne rimangono 3.14 fino a casa di Luca. Siamo fermati per mangiare qualcosa. Tempo meraviglioso, c'è la neve,
sono 14 gradi. 2-2, 2-3. Poi quando mi ricordo che è fatto il cibo. Adesso andiamo a rifocillarci un attimino. Devo ammettere che sono un po' stanco. Allora, siamo a Trieste. Anzi, siamo stati prima in Slovenia a fare benzina. Ora siamo a Trieste. Autolavaggio. Vediamo di dare una pulita. Più che altro negli stivali. Signori, buongiorno. Sono sotto a casa di Luca. Siamo già salutati col primo gruppo che è già partito. E gli altri due stanno per caricare le moto. Io sono già carico, ma ci dividiamo tutti perché io passo da mio fratello a Treviso. Vado a salutare la mia nipotina. E quindi si torna a Roma più tardi. Picciotti, oggi è lunedì 5, io sto rientrando adesso a Roma. Sono circa le 9:30. Volevo rispondere a una domanda che mi facevo io spesso, anche fino all'anno scorso, e cioè: che senso ha l'Elephant and Treffen, un raduno dove devi macinare tantissimi chilometri per stare lì una notte, anche due volendo, in mezzo al fango o la neve che sia, comunque il fango non manca mai, pure che ci sia la neve, in una buca dove fondamentalmente non c'è niente a parte qualcuno che ti vende qualche panino così in mezzo alla strada o qualche salsiccia, birra chiaramente. E purtroppo, ragazzi, questa è una domanda a cui io non so dare una risposta. Quello che vi posso dire è una cosa: che bisogna andarci per capire cos'è l'Elephant and Treffen. Quando sono partito con la convinzione che di andare la prima e ultima volta. Adesso invece vi dico che sarà la prima di una lunga serie. E sicuramente non andrò il prossimo anno perché ho altri progetti. Per il prossimo anno farò un viaggetto con i miei fratelli e quindi farò una settimana insieme a loro, probabilmente lungo i Pirenei. Quest'anno non farò grandi cose. Sicuramente il raduno Stella Alpina, quello non me lo faccio scappare quest'anno. Altro non credo di fare, semplicemente perché voglio finire il camper entro prima che arrivi l'estate. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, mi sparo questi circa 600 km fino a Roma. E lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie di aver visto fino a qui.